Buonasera a tutti, possiamo iniziare, sono le 5:30, grazie di essere venuti, grazie alla compagnia che è qui con me, grazie al Centro Studi per aver organizzato questo incontro, anche una struttura, insomma, una prossimità un po' strana in questa sala, ma insomma è un particolare. Dunque, siamo qui per parlare di Otello con i Ferrini e la compagnia, non so quanti di voi l'abbiano già visto in queste settimane. Sarà? No, c'è qualche timido che magari non alza la mano, lo vedrete nei prossimi giorni fino al 5 di febbraio. Potremmo fare, credo, qualche spoiler sulla trama, nel senso che direi è ben nota. Va bene, diciamo che muore alla fine, comunque, insomma, grazie. Non si sa, potrebbe essere in questa versione un cambiamento epocale. Allora, io partirei subito lasciando parlare gli attori. E un elemento secondo me molto interessante di questo Otello è insomma, anche un po' una tua linea di ricerca rispetto agli spettacoli che ho visto, questa capacità di non fermarti mai su un'unica linea, di mettere sempre in comunicazione, chiamiamolo, un elemento comico con un elemento tragico. E ieri mentre guardavo lo spettacolo, una cosa che mi è venuta in mente è stata proprio questa etichetta, che insomma è un termine un po' brutto, ma di comitragico, che era una cosa che avevo letto in un'intervista a Ivano Mare Scotti, che parlava della sua esperienza con Leo De Bernardinis, e utilizzava questo termine per alludere al fatto che sia molto, molto più semplice passare dal tragico al comico, ma dice passare invece dal comico alla drammaticità profonda è cosa ben più stupefacente. Io non so se voi vi possiate riconoscere in questo termine, però diciamo che quello che da spettatore più mi ha stupefatto, appunto, è questa totale naturalezza con cui una tragedia classica, insomma, della nostra tradizione drammaturgica si apre proprio al nostro contemporaneo. E quindi volevo capire con te, che hai questo, mi guardi con questo sguardo un po' attonito, spero di non aver deviato completamente, ma appunto per capire da dove nasce questo instillare questo elemento così umano, comico, all'interno di questa tragedia. La mia idea, leggendo i testi di Shakespeare un po' in generale, soprattutto le commedie nere come Misura per misura che facemmo un po' di anni fa, ma anche le tragedie, laddove c'è una specie di umorismo nero, british, un po' inglese, più o meno interpretato degnamente da noi che siamo tutti italiani, però di fatto lo fa apposta, è un meccanismo che secondo me è molto studiato da Shakespeare, perché funziona, perché quando si sorride, ma adesso qui grosse risate non è che ce ne sono, un pochino nella scena del convincimento, che è la scena centrale, quella di Iago e Otello, che Iago gli instilla il dubbio, questo fa abbastanza ridere. Di fatto stiamo parlando di parole, di chiacchiere, fino a lì non è successo ancora nulla, è solo nel cuore di Otello che cominciano i sospetti, poi si allargano a Desdemona e piano piano ti arriva a questa svolta terribile che è poi la tragedia, arriva verso la fine. Fino a lì sono esseri umani, e qua non so se me l'hai chiesto dentro la domanda, però te lo voglio dire, perché siamo nove? Perché una polifonia di punti di vista la trovo sempre più interessante che un solo punto di vista o due punti di vista che dialetticamente si confrontano. E qui sono tanti, tantissimi, ognuno, i personaggi più grandi, quelli più piccoli, hanno comunque loro, faccio volentieri l'esempio di Bianca, che è qui, che Sonia Guanino, che fa due piccole scene, ma assolutamente racconta tutta la sua storia ed è il doppio del fazzoletto, la scena, il doppio un po' comico, ma è seria la questione per loro, però fa un po' più ridere. E perché? Perché era il doppio della scena di Otello, cioè Shakespeare stesso alternava, e credo che il meccanismo sia aprire il cuore con la risata
per il pubblico, intendo, cioè far aprire al pubblico il cuore con la risata è o il sorriso o la simpatia, che crea simpatia verso i personaggi, anche verso un personaggio tutto sommato crudele, un cattivo, anche se poi al microfono dice ma che Iago è cattivo, però persino un cattivo risulta poi simpatico, anzi è il vero motore, è il protagonista. Ecco, infatti secondo me è vero che grosse risate non se ne fanno, come dicevi tu, però in realtà proprio questo elemento, no, dal mio punto di vista, che percorre tutta l'opera, questo continuo mettere in crisi anche un meccanismo tragico che diventerebbe quasi, insomma, un po' rassegnato, un po' pesante, un po' declamatorio, e invece appunto l'instillare quest'umanità. E c'è in primis nel personaggio di Otello, che ha delle sfumature un pochino forse di Nietzsche, del marito becco, e nel frattempo anche un po', non so, del commesso viaggiatore, c'è anche questa tragicità interna. No, la tragedia che si è invecchiato, si dice questo, perché proprio il commesso viaggiatore. Perché sono due vecchi quelli che mi hai citato. No, Otello dovrebbe avere la metà, significa che sono più vecchio della metà. No, scherzi a parte, qual era la domanda? La costruzione di questo Otello così sfaccettato, come... lo sto facendo ancora adesso. Devo dire la verità, sì, non l'ho capito ancora completamente. Perché stai parlando con l'attore? Se vuoi parlare con il regista, metto gli occhiali, potresti che... Parliamo un po' attore regista. Adesso parlo... Attore, autore, hai regista. No, autore. Autore, sì, certo. Sì, sempre... sì, un po' autorato. Sì, sì. E... parli come un etrino. Un etrino. Non si può, non si può. Dire. Però comunque, la mia idea di Otello, poi lasciamo spazio perché davvero loro sono, cioè è un ensemble, qualcosa che tengo sempre a dire, non è che scelgo questi attori perché sono tanto simpatici, sono poco bravi, poi sono anche simpatici, questo è un dettaglio, però sono proprio bravi e a lavorare in squadra, non per fare per fondare. E allora io lavoro su Otello, è semplicemente, io invece ho parlato prima con un signore che ha letto dei libri probabilmente su questa opera, no? Parecchi, e noi ne avevamo scovato uno anche che diceva tutto il contrario, quindi insomma si possono dire molte cose sia su Otello che su Iago, soprattutto sono state scritte pagine e pagine per cercare di aprirgli la mente, che noi insieme con Rebecca abbiamo saggiamente pensato di non fare. Mentre in Otello si può cercare di capire, intanto io ho pensato a una società profondamente razzista, perché nel 1603 che un nero potesse diventare generale, io penso che fosse pura fantasia, neppure in Italia oggi, negli alti comandi dell'esercito c'è una persona di colore, e siamo passati 4 secoli, quel mezzo, quindi qualche domanda ce la possiamo fare anche noi oggi, e per me c'è questo tema del razzismo, e io per questo motivo ho pensato di mettere un segno che, di guerra, una ferita, non lo so, un piccolo segno, perché la prima cosa è il rispetto per le persone di colore, io non sono un uomo di colore, quindi faccio Otello ma non mi dipingo la faccia di nero. Invece quello che lo muove dentro è per esempio essere altro, straniero comunque. Allora l'alterità si allarga, no? Perché poi ognuno, lui è appropriatamente, Rebecca Rosselli, facendo Iago, dice da noi le donne, da noi, e quindi è un da loro Otello. Quindi questa prima parte dove Otello non c'è o c'è pochissimo, e tutta la parte quando deve punire i responsabili della rissa, no? E lì può farlo, fa il generale, ma tutto sommato è un Otello paziente, un Otello che capisce che comunque tutti lo poi alla fine lo chiamano, voglio dirla, N-word, negro, parola che le persone di colore non pronunciano neppure più, la chiamano N-word. Ma noi abbiamo scelto di tenerla perché è una parola oscena, è una parolaccia e deve scuotere un po' la coscienza delle persone.
perché lì viene detto più volte, e per l'epoca si pensava che non fossero proprio umani, non proprio umani, non del tutto. Quindi questa è già la prima riflessione. Lui è alto e questa la sua alterità lo indebolisce nel suo profondo, quindi in questa alterità possiamo vedere qualsiasi segno che ci faccia sentire diversi, non adatti, perché poi la gelosia è lì che si innesta sull'insicurezza, però effettivamente viene costruita ad arte da Iago. Ecco, proprio su Iago, proprio su Iago infatti mi sposterei, perché questa idea di alterità investe anche il personaggio interpretato da Rebecca Rossetti. Un'alterità, l'essere anche un po' outsider rispetto ad un contesto, rispetto a questo grande ensemble, che si, come dire, formula in primis attraverso la parola, una parola all'inizio simulata, fino poi alla sua negazione finale della parola stessa. Ecco, vogliamo approfondire questo elemento? Beh, allora, di sicuro Iago parla tanto, decisamente tanto. È vero, anche a me ha curiosito molto questa cosa, nel senso che è come se esistesse grazie alle parole, per cui a un certo punto questo finale che io, ognuno ovviamente che ha interpretato Iago ha avuto modo di leggere, a proposito di Iago avrà interpretato a modo suo, ci sono tantissime teorie, io ho trovato molto interessante il fatto che appunto lui dica da questo momento non dirò più una parola, quindi in qualche modo si sottrae, lasciando però la responsabilità di quello che ha fatto anche, anzi senza anche, agli altri, nel senso che fondamentalmente Iago è un attivatore, cioè non agisce attraverso altre persone, non agisce direttamente, e la sua capacità di eloquio, la sua capacità di poter comprendere l'animo umano, che quindi questo, come dire, in qualche modo è neutro, non è né buono né cattivo, è saggio, cioè ci sono delle cose che Iago dice che sono obiettivamente illuminanti, cioè quando parla il nostro corpo è un giardino, la volontà è un giardiniere, puoi scegliere che cosa fare, ma la decisione alla fine spetta a te. Ma persino quando davvero incoraggia Cassio, effettivamente è vero, perché continuano a sostenere che Iago è cattivo nel momento in cui i consigli che dà sono più che ragionevoli, perché la funzione del demone è proprio l'essere ragionevole. Credo che tutti quanti poi ci ritroviamo nel momento in cui siamo anche in un dialogo con noi stessi, spesso la parte che più di tutti interviene a ostacolarci è una parte ragionevole, cioè che dice questa cosa qui non la realizzerai mai, perché non ci sono le condizioni, perché non è possibile, eccetera. A me la cosa che colpisce molto sulla battuta finale, che dice proprio non chiedetevi più nulla, quello che sapete, sapete. E qui, secondo me, è affascinantissimo, perché è come se improvvisamente ribaltasse il punto di vista e per forza di cose ognuno dei personaggi è chiamato a porsi delle domande. Non c'è tempo poi di farlo, perché alla fine succede quel che succede, però effettivamente Iago vive nel momento in cui parla, dopodiché è come se per magia, come il genio della lampada, scomparisse e rimanesse solo, no, il risultato delle azioni che ha combinato. Certo, infatti anche di qui probabilmente la natura proteiforme di questo Iago, che non si identifica come un negativo, no, come dire, manicheo, ma è molto più sfaccettato, umano in, sì, questo senso, e di lì anche la capacità poi di irretire gli altri, in primis appunto Cassio, Federico Palumeri, gli do il microfono chiedendogli un po' anche di parlare di questo Cassio e da un lato, grazie, non merita sicuramente l'odio di Otello, però d'altra parte merita alla fine il suo posto? Cioè, una domanda, non lo so, interessante? Sì, che è interessante. Domanda un po' così da... A me piace pensare a tutti i personaggi dell'Otello come se fossero in realtà tutti personaggi molto cupi. Io non punterei solo ed esclusivamente il dito contro Iago è cattivo, eccetera, perché comunque tutti quanti si macchiano di qualche colpa, di qualche delitto innocente, chiamiamolo così.
non delitto omicidio, però di qualche colpa. E anche Cassio è colpevole del fatto di aver ceduto per l'ennesima volta all'alcol e di aver ferito gravemente un generale che è Montano. E un'altra cosa che mi stimola come attore è il fatto di non prendere coraggio e di andare a parlare, andare a affrontare il generale Otello per chiedere scusa, Cassio fugge, si nasconde. Probabilmente è vero, anzi, si nasconde anche perché magari c'è lo zampino di Iago che cerca di non farli incontrare o di farli incontrare. Però lavora su un elemento che è già di Cassio, cioè un po' la... Esattamente, quindi Iago riesce a scovare quali sono le debolezze dei personaggi e punta e ci lavora su quella cosa lì. E Cassio si macchia di questa colpa. Qual era la domanda? Un po' anche questa, ma tu però dici, hanno tutti una colpa, anche Desdemona ha una colpa, forse farei rispondere a questo punto Desdemona. Lascio rispondere Desdemona, però per me sì. Per te sì. E come mai? Però, vorrei sapere perché. Qual è l'eccessiva generosità nei tuoi confronti? Stasera sì. Te la frighi da sola, parla con te. La colpa, Iago va ad infilarsi nell'eccessiva generosità di Desdemona e dice che appunto lei non fa niente, fa sempre più di quanto le viene chiesto. In questo senso non so se definirla colpa, di sicuro ha una grande fede, ha una grande fiducia in Otello e nel bene, nella sincerità degli altri, non fa fatica a trovare il male, anche quando lo trova e lo vede in Otello cerca sempre di comprenderlo, è molto attivo il suo amore, quindi continuamente va a cercare la causa di questo cambiamento quando Otello inizia ad essere violento. E in questo senso penso sia una portatrice di comprensione, di andare sempre incontro al nemico e spesso facendosi fare del male. Può essere una colpa, di certo ha poco tempo, non so se avessimo avuto più giorni a Cipro, se si sarebbe fatta aiutare, svegliare da Emilia, da quello che le viene detto. In così poco tempo è forse data anche la sua ingenuità, la sua mancanza di esperienza, pecca un po' di fiducia nel bene. Detto questo, magari... La condanniamo quindi o non la condanniamo anche lei? Diciamo che lei... Ci spieghiamo il giudizio, non so. In una realtà in cui comunque il male esiste, il bene spesso perde. È difficile far vincere il bene in una realtà che comunque è molto più squallida di quella che ci raccontiamo, no? Il male si infila ovunque. Quindi non so se condannarla, esiste. Cioè, esiste. È così, sì. Ne prendiamo atto. Ecco, tra l'altro abbiamo citato Emilia, la verità allo destro, che grazie. E un personaggio estremamente umano, a parte simpaticissimo secondo me, la figura di Emilia, è vittima o complice di questo piano? Perché poi in fondo Emilia ha un ruolo abbastanza importante, alla fine insomma fa... Vabbè, non so, possiamo dirlo, ma una fine non fantastica, mettiamola così. La paga. Però in fondo lei una sua dose di colpa ce l'ha. Se vogliamo continuare il discorso sulla colpa, tutto il fatto che secondo me Desdemona non è colpevole, nel senso che è una debolezza non parlare di colpa in questo. Emilia, è una cosa sulla quale ci siamo molto interrogati durante le prove, perché tutti dicevamo, ma perché non dice che l'ha preso lei questo benedetto fazzoletto? Perché non lo dice? Perché al primo segnale non... Io credo che la colpa di Emilia sia l'estrema fedeltà nei confronti di Iago, per la prima parte, perché Iago dice tu non dire niente,
tu devi stare zitta, non devi dire niente. E lei fa quello che Iago le dice di fare, non dice niente. Ma nel momento in cui la violenza di Otello diventa eccessiva per una cosa stupida come un fazzoletto, dice, allora non, cioè, sicuramente c'è il senso di colpa dall'inizio alla fine, e infatti poi c'è l'esplosione, che il cielo condanni neppure, ma io devo parlare, no? Dice questo, cioè, insomma, lei si sente assolutamente, lei è, si sente complice, ma già la redenzione finale, il dichiarare, lo scagionare Desdemona come pura e innamorata di lui, la redime, secondo me. Cioè, quindi è colpevole, ma è l'unica forse che cerca una redenzione fino alla fine, morendone effettivamente, però ha poco tempo per parlare e deve farlo, e lo fa. E questo è il suo enorme gesto d'amore, secondo me, nei confronti di Desdemona, perché, ad esempio, una cosa molto interessante che io personalmente come attrice cerco sempre di cercare, che nei rapporti, cioè l'amore esiste anche nei rapporti d'amicizia, cioè il grande rispetto femminile anche, no, che c'è come tema forte di questo spettacolo, secondo me, oltre al femminicidio e tutto qua, cioè comunque Emilia attenta fino alla fine di dirle, tu vai bene così come, non è colpa tua, tu non ne puoi niente della violenza che subisci. Infatti è un elemento molto interessante proprio del rapporto, e non stereotipato, del rapporto tra Emilia e Desdemona, e proprio questa sincerità di affetto che si instaura nonostante, diciamo, un po' il tradimento, chiamiamolo così, di Emilia, o meglio la sottrazione così anche ludica. Ha peccato di umiltà, sì, perché ha un po' sopportato. Però questo in fondo tu non intacca appunto. No, perché comunque ce la mette tutta, e già mettercela tutta, secondo me, la redime in qualche modo. Poi grazie a Iuri abbiamo un po' sottratto il ruolo servile, no, perché comunque Emilia nasce come serva, compagna, insomma, sì, quindi abbiamo voluto sottrarre questo ruolo iperservile, no, per trasformarla effettivamente in un rapporto molto amichevole, molto forte, molto bello, che punta al bene effettivamente, è la cosa più che rappresenta di più il bene dentro al marasma di male in cui comunque è ambientata questa amicizia, quindi insomma, secondo me si redime. Grazie. Io tornerei solo un attimo su Iuri per chiedergli perché nelle note di regia tu, cioè non senza il perché, tu nelle note di regia insomma inserisci un riferimento, ecco, giustamente. Però poi alla fine sfatiamo questo dualismo regista-attore, anche perché poi devo concludere parlando di capocomitato, e quindi insomma mi serve che tu sia un'unica persona. Ma ti porterò ad accettare questa tecnica. No, comunque appunto nelle note di regia, nelle note, diciamo, allo spettacolo, non chiamiamo le note di regia che mi fa molto noioso, parli appunto di. Fai un riferimento al mondo del 68, al movimento culturale e anche al sovvertimento politico. E mi spieghi poi come entra questo elemento all'interno della creazione, e anche da un punto di vista poi cromatico, ottico, anche dei costumi nella. Sì, un po' era proprio un po' questa l'idea di dare una alludere a una guerra che fosse un po' più vicina al nostro tempo, una guerra che tutti conoscono come sanguinosa, persa dall'America con perdite, non solo come guerra, ma perdite umane, per lo più persone di colore, faccio notare, erano quasi tutti soldati neri che andavano, non tutti, però quasi tutti, e poi perché forse è stata l'ultima grande possibilità per l'umanità di vedere un altro sistema che non fosse quello predatorio a cui facevano riferimento sia Rebecca nella sua esposizione personale, e anche Agnese, no? Dice quasi quasi ci interroghiamo se è una colpa essere puri e disponibili, avere un cuore grande, cioè siamo diventati davvero strani, perché cioè, ci chiediamo se quella di Agnese sia una colpa. Cioè il fatto di credere, cioè, è vero che nel femminicidio bisogna, cioè già lo schiaffo, bisogna levare le tende, questo però è facile dirlo, poi bisogna vedere situazione per situazione, è complicato.
c'è anche questo dentro lo spettacolo. Ovviamente è epico, cioè è un po' più è tirato su con le parole, con la poesia, eccetera, ma di fatto si tratta di questo. E quindi, dicevo, è stata un po' l'ultima occasione, secondo me, persa per fermare un pochino il neoliberismo predatorio che ci sta, che lo vedete, ormai adesso è evidente, spero per tutti, no? Le speculazioni, cioè, questi sono dei predatori, non c'entra niente la democrazia con le corporation, per esempio. Allora, quello che è successo dopo quegli anni, tutti i diritti acquisiti, addirittura vengono anche pure messi in discussione adesso, come dire, ma chissà se poi erano veramente giusti o ingiusti, no? Però ricordo che in quegli anni i neri arrivavano al voto, le donne arrivavano al voto, no, c'era. Però le donne arrivarono, per esempio, al divorzio, all'aborto, cioè tutte battaglie che oggi non si fanno più da tanti anni, perché partiamo già dal presupposto che siamo sconfitti contro il potere economico, perché poi è quello che ci governa. Forse probabilmente anche delle cicatrici che lasciano la paura di doverle portare per poter arrivare a quel risultato. Le cicatrici, no, non so, mi interessa perché per me le conseguenze, però in che senso lo dici tu? L'indolenza da cui partiamo probabilmente nasce dalla paura di dover poi portare su di sé delle cicatrici. Io penso ad esempio al personaggio di Graziano, che ha delle cicatrici sono un po' la materializzazione, sì. E anche un po' di, come dire, di deterrente che quasi un certo tipo di società mostra per disincentivare a quelle che sono delle giuste lotte. Non so, poi forse questo è un viaggio che mi sono fatto da solo. No, cioè, la mia idea delle conseguenze, adesso gli passo sicuramente, anche perché il suo personaggio è interessante, perché il Graziano c'è, noi abbiamo inventato che racconta anche di suo fratello imitandolo, e poi è un narratore con delle piccoli inserti, poi magari spiegherà. E volevo dire che proprio sulle conseguenze ho pensato, cioè tutti loro pagheranno delle conseguenze, tutti, anche fisiche, cioè nel senso che per esempio, vabbè, su Contano abbiamo immaginato che quella coltellata vi lascia un sacchetto, vedete la colostomia, un sacchetto, l'abbiamo provato, me ne prova, mi è servito un po' per capire come da una coltellata ti può cambiare la vita. Lui resterà storpiato per tutta la vita, lo dice Graziano, ma insomma Iago conferma, cioè l'Italia del tendine. Graziano stesso probabilmente è saltato su una mina, non lo dice, ma non ha le gambe, non ha più le gambe. C'erano tutte queste conseguenze non calcolate. Otello stesso, quando ha finito di ricevere Desdemona, è vuoto, perché non è che adesso sta meglio, anzi. Quindi si lascia fare di tutto ormai, si arrende, però... La celebra parola Montano, Paolo Arlenghi e adesso il microfono a Michele Pulleio Graziano. Allora, parla della tua ferita. La mia ferita forse non è la cosa principale, però è una delle conseguenze appunto che si nominava. Montano mi pare un po' una figura che possa fare da specchio, no? che riesca un attimo a caratterizzare ancora meglio quello che sono le caratteristiche di certi personaggi con cui entra in contatto, e per quel poco che entra in contatto con Iago anche lui riesce, appunto, per quanto Montano, da quello che sappiamo, uno di quelli con meno colpe, la sua colpa, se vogliamo tornare al discorso di prima, è quella di farsi comunque tirare in mezzo ad una cosa poco degna, ad una rissa, con l'intento di bloccare Cassio. E da Iago riceve subito, in maniera molto molto sottile, il suo veleno, per cui riesce subito a farlo funzionare in virtù di quello che gli serve fare.
vogliamo parlare adesso di ferite. Vogliamo parlare delle tue di ferite che sono più evidenti forse. Sì, il personaggio di Graziano che Yuri mi ha dato la possibilità di espandere e di farlo diventare appunto un, perché appunto io faccio Graziano nel presente, nel loro presente, Graziano più avanti, cioè Graziano dopo che tutto questo è successo, e quindi è un narratore onnisciente in questo caso. E diciamo che la cosa che ci ha subito interessato, data ovviamente dal contesto che ci aveva dato Yuri all'inizio, quindi ci siamo guardati tutti Apocalypse Now e il documentario su Apocalypse Now, e però chiaramente il parallelismo che saltava subito agli occhi e che per me è stato chiarissimo era il discorso, perché comunque Otello si è ambientato nella guerra ma parla di emozioni, di sentimenti e dell'animo umano, e il parallelismo fra l'animo umano e la guerra per me era palese. E poi grazie a Federico che stava leggendo questo libro di Oriana Fallaci, quando lei era reporter in Vietnam, ce lo siamo letti e abbiamo trovato, cioè almeno io ho trovato in questi inserti che Yuri mi ha chiesto di inserire all'interno del testo, delle immagini potentissime che a un certo punto facessero perdere il confine fra sta parlando della guerra o sta parlando di quello che stanno vivendo loro. Perché alla fine, se parliamo di quello che succede in scena, quello che fa Iago è guerra, è strategia. Strategia prima con Roderigo, con Otello, con tutti gli altri, ci sono delle conseguenze, e c'è un bombardamento, che il bombardamento è la violenza in cui esplode Otello, in cui esplode anche Roderigo alla fine. E secondo me, tornando un attimo, facendo un salto all'indietro molto grande, a quello che diceva Rebecca di Iago, è che la potenza di Iago, e dice Iago non è cattivo, perché Iago non instilla niente di più di quello che già c'è, ma tu provi un sentimento così forte, io lo tengo, te lo faccio vedere da un'altra parte, te lo faccio vedere, cioè l'estrema generosità di Desdemona agli occhi di Otello è un'altra cosa. E quindi secondo me è quella la potenza di Iago, è quella la banalità del male, cioè il fatto che effettivamente Iago fa semplicemente, mette uno specchio e inclina la luce in un altro modo, e quindi per questo è, per me è un personaggio quasi simile a un dio, è mefistofelico Iago, però è vero anche quello che dice lui, dice io ho semplicemente fatto vedere, ti ho messo degli occhiali diversi da quelli che di solito metti, e secondo me la potenza di questa cosa qua è che nel momento in cui noi non riusciamo a definire veramente un cattivo o la cattiveria, questa cosa qua ci inquieta, questa cosa qua ci spaventa tanto. E la stessa cosa è nella guerra, quando a un certo punto Graziano dice non c'è volontà che possa tenerti fermo mentre bruci, che è poi in realtà ero strappolata un'altra cosa, ma non era riferito all'Otello ovviamente, però per me era chiaramente riferita a Otello quando ormai è tutto perduto, cioè c'è il momento in cui Emilia cerca di convincerlo che Desdemona è pura e onesta, e c'è un attimo in cui tu speri che Otello si sia lasciato convincere dalla veemenza di Emilia, che comunque è pure in quel momento, nonostante tutto quello che sia successo, nonostante l'omertà, però ci prova davvero, e quel momento lì capisci che Otello è perduto, come erano perduti i soldati in Vietnam, che sapevano che tutti i giorni, scollinata quella collina lì, potevano morire e non gli importava più, cioè loro andavano perché ormai c'era questo bruciare, questo essere lì, e perdevi lo scopo. E infatti secondo me, una volta, questa è la mia personale opinione, quando Otello uccide Desdemona ha perso, cioè non ha raggiunto l'obiettivo, ha perso tutto, e infatti si svuota. Questo sento semplicemente un ciao. Ecco, c'è anche Roderigo, Stefano Paradisi, in questa
in questo ambiente, anche lui cede alle seduzioni del demoniaco Iago, che insomma diventa una sorta di terapeuta, psicoterapeuta un po' freudiano, però nostro contemporaneo molto. E Roderigo, quale ruolo ha all'interno di questa dimensione? Questa è una bella domanda, perché allora Roderigo è la prima vittima di Iago, proprio alla prima scena. E non solo, e già da prima, perché la mia prima battuta è non dirmi altro. Quindi se Iago alla fine dice da questo momento non dirò più nulla, non dirmi altro vuol dire che stava parlando già da prima, non si sa da quanto prima. E gli dico basta, dici, ti prego, sta zitto. Praticamente è Dio, abbiamo scoperto questo Iago. Ecco. E allora, Roderigo è la persona che, diciamo, è la prima persona in questa storia che mostra le sue ferite a Iago. Anche perché è l'unico con Iago ad avere un problema all'inizio. Il problema di Iago ce lo svela Iago, doveva essere lui il luogotenente e invece è stato nominato Cassio. Il mio viene fuori un po' dopo, cioè sono innamorato perso di una donna che non sa chi sono, a cui non ho mai rivolto una parola. Un po' meme. Ecco, ora, questa cosa qui è, diciamo, è la cosa che a me ha colpito di questo personaggio, una delle tante cose che mi hanno colpito di Roderigo, è che non so se era un po' per una questione di tradizione teatrale, ma quando si fa riferimento, diciamo, al personaggio di Roderigo, è un po', diciamo, l'idiota di turno, no? Lo stolto, il... no? E quando io poi ho cominciato a leggere il testo ho detto, ma questo qui non è scemo, questo ha altri problemi, ma non è scemo, poverino. Il suo problema è che è malato d'amore totalmente, finché questa malattia diventa veramente una cosa insana, cioè va fuori di testa per una donna, appunto, che non sa neanche chi sia. E tant'è che a un certo punto, ma questo avviene dopo pochi minuti di spettacolo, tutto gli sembra perduto, perché Desdemona andrà con Otello a Cipro e lui gli decide di ammazzarsi. E in questa cosa qui io non ho voluto, come interprete, diciamo, il più possibile buttarla sul ridere, cioè l'innamorato che dice ora m'ammazzo. No, è serio, lui vuole suicidarsi perché, come poi sarà per Otello alla fine, è svuotato già lì. Cioè, per Roderigo lo spettacolo potrebbe finire, atto primo, scena 3, lo spettacolo è finito per Roderigo. Ma arriva il mio migliore amico. E il mio migliore amico, a cui io ho avuto un po' il coraggio di fargli vedere le mie ferite, mi aiuta instillandomi il virus. E mi dice, vieni con noi alla guerra, camuffati da soldato, che è una cosa appunto comica se non ci pensa. Cioè io, Roderigo, è un ragazzo benestante, no? Di buona famiglia, insomma, un alto borghese diremmo oggi, no? Uno che va in giro con le BMW decapottabili, insomma. Quindi avrebbe tutti i mezzi, i mezzi materiali, diciamo così, per conquistare Desdemona. Eppure non ha il coraggio di dirle neanche ciao. Questa è una cosa che se ci si pensa è un problema, cioè è una cosa per chi la guarda anche molto tenera, ma per chi la vive è un dramma, no? È un dramma tremendo. E nel momento, nella scena del suicidio, insomma della mia volontà di togliermi la vita, io credo veramente che lì una parte di Roderigo veramente muoia. E da quel momento inizia un altro Roderigo, che però è un pesce fuori d'acqua, perché viene trascinato da Iago e dal suo sentimento ingestibile, insano verso questa donna, viene trascinato in un mondo che non è il suo. Lui non è un soldato, non ha mai imbracciato o impugnato una pistola, un fucile, non sa nulla della guerra e accetta di andare a fare il soldato, no?
E appunto questa è una cosa che a me ha molto colpito, e naturalmente tutto ciò che gli accade poi in guerra risulta comico suo malgrado, lui non fa nulla per far ridere, non fa nulla. È un comico che nasce proprio dall'essere un po' fuori contesto, dall'essere anche lui evidentemente un outsider come tante figure di questa opera, salvo poi nel rapporto, come dicevamo prima, tra Emilia e Desdemona, dove invece c'è un, diciamo, una, sì, un attaccamento molto più forte, più evidente. Sì. E infatti una cosa mi ricollego al volo al concetto dell'amicizia. Si dice, no, dove non può l'amore può l'amicizia. Cioè l'amicizia è il sentimento, cioè è uno dei sentimenti più belli di cui disponiamo, cioè è un legame fortissimo. E il fatto di non riuscire a conquistare Desdemona, ma avere l'aiuto di Iago, per Roderigo è fondamentale. E chiamatelo idiota, cioè in quel contesto a Cipro, Iago è il suo migliore amico. E se ci si pensa, questo è terrificante, è tremendo. Dante ha messo i traditori degli amici e i traditori di chi si fida nel punto più basso dell'inferno, no? E questo è, cioè, scoprire che il tuo migliore amico ti ha tolto tutto e ti ha fregato è una cosa devastante, è terrificante questa cosa qui. E questa cosa è quello che così concludo, se non parlo troppo, è la cosa. Sì, no, arrivo direttamente alla fine, al finale, diciamo così, di Roderigo, dove lui cerca un po' di dignità. Cioè Emilia cerca di redimersi e ce la fa alla fine. Roderigo ci prova e non ce la fa, perché rimane vittima della sua malattia, diciamo così. Ma in una delle scene, nella penultima scena che ho con Iago, io come attore ce la metto tutta, lui prova a trovare una vera dignità. Cioè, perché è tanto cretino, tanto idiota questo Roderigo, eppure è l'unico personaggio della storia, l'unico che per tre volte dice a Iago: io non mi fido più di te, tu mi hai fregato, tu sei un truffatore. È l'unico che lo dice per tre volte. Cassio non lo sospetta mai, Desdemona non lo sospetta mai, Graziano è... Desdemona sì, più o meno alla fine, se posso citare una battuta di Desdemona, quando dice la mia paura mi illumina, ma ormai è troppo tardi. Emilia alla fine, Otello alla fine, Roderigo è l'unico che per tre volte nello spettacolo intuisce questa cosa. Poi danno credito, ma alla fine però, esatto, un po' di occhio. Però non gli danno troppo credito, ma alla fine è l'unico che ha un po' di occhio, questo Roderigo. Sì, infatti finisce bene. Sì, benissimo, no? Ma allora, che abbia un po' di occhio non lo so, ma non lo so se abbia un po' di occhio in quel senso lì, però di sicuro è la prova che non è un cretino. Ecco, questa cosa ci conferma. Esatto, e poi se ne va come è venuto, cioè in maniera un po' invisibile. Ecco un'altra. Bravo. Un'altra vittima di pene d'amore perdute è Sonia Guarino, cioè non Sonia Guarino, Bianca, non so, poi facciamo anche un momento così esatto, biografico. Ecco Bianca, che insomma ha questo rapporto non rapporto con Cassio, come si inserisce anche lei in questo spazio breve ma importante, come diceva Yuri, perché reduplica la trama principale? Sì, allora un po' la Bianca comunque vive su, diciamo, molto per me coraggiosa per la scelta che ha deciso di intraprendere, quindi di vivere con quello che ha, e purtroppo poi incontra Cassio, e sicuramente anche per lei
È una luce nel buio. Il fatto è che questo amore non è ricambiato, e secondo lei lo sa, però si diciamo che non, c'è una parte, una sua parte, anche quando si arrabbia molto, e gli dice: se stasera vuoi venire a cena, vieni lo stesso. Non ce la fa, ma non ha un polso molto ferma. Ma perché comunque è abituata a nessuno che si ferma, cioè lei comunque sta insieme a soldati che poi se ne vanno, e nel momento in cui trova una persona che si prende fintamente anche cura di lei, le fa credere di poter costruire una storia d'amore, lei è una sognatrice, secondo me, Bianca. E, sì. No, è che sì, no, è bellissimo. Poi voglio dire che questa ragazza è del 2000. Se l'avete vista, voglio dire, è un valore aggiunto, no? Perché non devo dire, va bene, nel 1970. Sì, sicura molto. No, però a me ricordava molto, perché hanno citato un po' Grimms Now, è vero, abbiamo fatto un po' di. Cioè un setting sulla fantasia che un po' strana che mi era venuta, però in realtà se ci pensi voglio dire, non è un segreto che Coppola ha preso da Cuore di Tenebra, e in effetti è questo viaggio a ritroso lunghissimo per andare alle fonti di un mistero, e che comunque lì in Vietnam, in Cuore di Tenebra era in Africa, salendo mi pare in Congo, il fiume, e andavano a cercare il colonnello Kurz, che aveva perso la testa lì, nello sfruttamento dell'Africa, che è quello di Conrad. Invece a Apocalypse Now è molto simile, però è sul Vietnam. E quindi c'è una scena dove arrivano di follia nel Vietnam, cioè è molto forte questo film, bellissimo, che vi raccomando di rivedere, molto bello, di Coppola. E anche bello il documentario che ha girato la moglie di Coppola, con lui che voleva uccidersi durante il film, non ne poteva più, era indebitato. È una storia incredibile quel film. Comunque alla fine arrivano le ragazze, ecco sì, arrivano le ragazze di Playboy, no, c'è anche il momento di sbarco dei soldati, quindi Bianca in qualche modo, non c'è da chiedere, ma sarà cipriota o no, perché la vediamo a Cipro, potrebbe essere, ma potrebbe essere anche al seguito dei soldati, oppure che ogni tanto arrivavano degli elicotteri con le ragazze. Questo è un film di Coppola. Comunque non dico che faccia ridere, perché non fa ridere, però è una rottura che qualcosa di comico tiene, perché dici, ma è forte. È un sovvertimento di un contrario che appunto genera... Esatto, per questo dico anche ogni tanto, io e Agnese ci sto, e tutti anche con Emilia, cioè tutta la compagnia si interroga, perché ogni tanto scappa una risata in platea, che ne so, dove succede quando ti do lo schiaffo, piuttosto che... cioè ce lo stiamo chiedendo, e qua secondo me... Ci sono effettivamente dei momenti curiosi in cui la violenza fa ridere, che non si capisce se siano risate di imbarazzo o magari facciamo noi qualcosa. Ci sono anche delle reiterazioni sul palcoscenico che danno vita anche a dei momenti, quando per esempio vengono ripetuti da Emilia, ripetutamente, vabbè, questo magari non è vero, però quella credo che sia una scena proprio studiata da Shakespeare per rompere un po' la discesa verso l'inferno, no? Però a parte quel momento lì, ci sono dei momenti in cui Otello è palesemente violento con Desdemona, e ogni tanto nel pubblico parte un... Io cominciavo a capire che con la Viola penso che anche... Sì, infatti volevo anche chiedere... Chiederei anche appunto al pubblico... Cioè, ho una domanda io per loro. Sì, pubblico. Allora, sì, okay. Sì. Dove squadra? Sì. Non ho capito. Uno, che così gli portiamo il microfono. Non si senti? Ah sì, scusate, io dicevo che stavo aprendo un pochino al pubblico con una domanda, no? Cioè,
si sorride qua e là durante lo spettacolo, effettivamente ci sono scene scritte, comiche, alternate con una maestria incredibile, cioè proprio è una scelta precisa, ma abbiamo scoperto che in qualche momento insospettabile, perché non è arrivato il pubblico in sala per noi, ridevano anche nei momenti di violenza di Otello, magari, cioè si sentiva una reazione in sala simile a una risata, o una risata, io non è che l'abbia sentita nitidamente, poi per l'età, non lo so. Siamo stati sorpresi da tutto, sì. Però non saprei, può essere anche, magari, però lo chiedo a voi, se l'avete... Qualcuno che ha già visto appunto avuto questa sensazione? No, un attimo, però vabbè, mando il microfono alla regia. Non di risate, ma comunque di sorriso, di stupore, divertito, ma non mi viene in mente quando, in che momento. Mi faceva sorridere magari un certo tipo di dialogo tra Iago e... Sì, quelle sono scritte proprio. Però sul fatto di aver riso in un momento di drammaticità... No, non ero accusa. No, però non mi ricordo. No, chiedevo se magari era una sensazione. O di aver avuto la sensazione che ci fosse stato qualcosa fuori posto. No. Ecco, no. No, io da spettatore non mi sono accorta di questo ride. No. Però è vero. È bellissimo, andrei a rivedere. Ci tengo fino al 5 di febbraio. Se c'è qualcun altro del pubblico, insomma, anche che non ha visto lo spettacolo e che ha piacere di domandare qualcosa. Io ho una domanda, sono l'attrice di una domanda, di altra persona. Il momento in cui Desdemona all'inizio pulisce il viso di Otello. È una presa di posizione contro la blackface o è un gesto d'amore semplicemente? Tu vuoi rispondere tu? Questa è un'idea di Yuri, però posso rispondere io. Entrambe le cose, è un gesto, diciamo che Desdemona dice nella prima scena in cui parla davanti a suo padre, davanti ai senatori di Venezia, dice che ha visto il volto di Otello nel suo spirito, è la prima che lo chiama Otello, tutti gli altri lo chiamano il Moro, quindi lei va oltre a quello che è il colore della faccia. E facendo questo gesto molto semplice, molto concreto, è chiaro che raccontiamo anche una prima carezza, quindi l'inizio di un atto di dolcezza, che appunto è proprio questa libertà di scelta dell'amore che ha Desdemona e che va oltre il colore della pelle, l'età, eccetera, eccetera. Quindi la seconda o tutte e due? Io credo che tutte e due. Infatti io ho fatto segno entrambe, ma siamo d'accordo, cioè nel senso che parte come la cosa del quello che ha detto lei, cioè io mi sono posto a trovare un po' strato, cioè quando avevo i capelli biondi sono proprio ariano, non posso permettermi, però tanto siamo noi. Questo perché c'è la scienza, non siamo noi che abbiamo perso i pigmenti, cioè sono molti più umani loro, cioè siamo allontanati, noi veniamo tutti da lì, dal centro Africa da 100.000 anni fa, quindi tutte queste follie sulle migrazioni, un conto è gestire, aiutare, raccogliere persone, un altro conto è fare del razzismo spicciolo. Ma detto questo, ovviamente il blackface è un tema. Come posso io dividermi la faccia? È un'offesa oggi, non l'ho sentita subito come un problema. Quindi l'idea è stata quella di dire, però devo fare Otello, il Moro di Venezia, cioè come attore provo a farmi visita. In realtà l'idea magari iniziale è quella di farsi la faccia nera ed Desdemona arriva sempre la sera, me lo bisbiglia piano perché c'è la musica, però dicevo cosa fai? Poi va, mi toglie la cinturina e poi diventa una carezza, diventa il loro amore. Ma persino, volevo dire che persino la Desdemona, appunto, deve spiegare in una
situazione pubblica, in un'istituzione pubblica, perché ha scelto, cioè che ha visto il volto di Otello, che quindi deve essere terribile per loro, no? È l'uomo nero, è pericoloso, è un generale grosso, che ne so, ma è, insomma, fa paura, ma lei ha visto il suo spirito, ma resta comunque un altro, altro da lei, ma lei è curiosa di lui, è l'unica. Ecco perché io la trovo il capo espiatorio, cioè anche se poi muore anche Emilia, perché prova a difenderla, e Otello, che giustamente merita la sua morte, se la infligge da sé, si auto giustizia. Quindi, ma perché ha finito tutto, no? Ha finito tutto. Quindi c'è sia il rispetto per le persone di massimo da parte mia, anzi alla prima, io sono a teatro. Persone di, anche qui interroghiamo, persone di colore che vengono a teatro in 30 anni, ne ho viste poche. Alla prima dell'Otello c'era un signore di colore in prima fila. Io ho chiesto, cioè nel ringraziare, dicevo, scusi, se ho fatto, ma perché è vero, cioè non possiamo più. E parte così, e poi diventa una cosa amorosa che è molto tensa, perché sono un po' come Romeo e Giulietta, ma Romeo ha 53 anni. Giulietta, no, però anche lei è molto grande, magari ha 25 anni. Infine. Io sono un po' più vecchia di Desdemona di Shakespeare. No, io dico il personaggio. Beh, Desdemona avrà 16 anni. Che 16 anni? Ma erano altri tempi. Non scopriamo altre domande che non li canta. 16 anni gli scandalava l'esercito. Può essere che sia una domanda di quei pellegrini. Questa duplicità di Otello bianco e nero e anche la duplicità di Iago, perfetta, uomo, madonna, e anche un certo modo un po' contorto di pensare, di dire e non dire, a parte quello forse più a noi donne che a voi uomini bravissimi, però la scelta come mai è stata? Beh, allora, nel gruppo ovviamente Rebecca Rossetti è attrice più matura, insieme a me, in grado di fare un ruolo da protagonista così esteso, che credo sia secondo, ma forse solo ad Amleto, non lo so, e non lo so davvero, cioè come fatica, come energia. Ma non è solo questo il motivo, è che una delle cose che abbiamo messo un po' anche nel progetto artistico, al ministero, sapete che diciamo, comunque anche le piccole compagnie fanno dei progetti, poi questo è un prodotto con lo stabile, una delle idee era l'irrilevanza di genere, cioè vale a dire ci sono dei testi, non tutta la drammaturgia naturalmente, no? Però se arriviamo dai classici greci fino almeno all'epoca di Shakespeare, magari qualche altro Elizabeth Marlowe, piuttosto, ecco, lì in quella scrittura, dato il luogo in cui veniva, dovevano sempre dire che ora era, come si chiamava, e abbiamo scoperto che all'interno delle battute c'è anche il genere, cioè Iago è maschio in quanto dice un testo maschio, però devo dire che non ho mai riflettuto questa cosa che ha detto la signora, che dice forse alcune sottigliezze che facciamo più noi donne, un po' contorte. Gli uomini sono un po' più sempliciotti, è vero, cioè nel senso che noi ci facciamo un po' menare per il naso, le donne com'è, ma questa è una cosa secondo me pacifica, bisogna che l'accettiamo, che il mondo è loro. Però l'idea è anche quella di fare un gesto, lo virgoletto, di politica culturale con la P maiuscola, non partitica, politica culturale, cioè contribuire a dire ma perché le attrici italiane oggi nel 2023 non possono tutte finalmente dire, interpretare un ruolo, dire quelle, poter entrare dentro quelle parole, viverle, dare un proprio contributo, di tra l'altro di come una figura curiosa, perché sembra sempre più maschio, cioè, no? Replica dopo replica, tu lo sai che è una donna, ma il gioco, mi sembra, del pubblico è quello di dimenticarlo presto, non,
e lui è, ed è disordinato. Per me è una cosa che so, l'unica cosa che credo di aver capito di Iamo è che non ha fatto carriera militare, perché è troppo disordinato. No, è un po' eversivo, è un po', cioè è un full, non sta nelle regole fino in fondo, quindi non può fare carriera militare. Dove per esempio il fascismo funziona bene, posso dire questa cosa, controcorrente. Non è sbagliato in sé, cioè nella catena di comando militare è perfetto essere fascisti, cioè, tutto il resto no, sarebbe meglio di no. Però lì serve, no, per riflettere, no? Cioè nella catena di comando, Iacco non ce la fa a stare dentro e quindi non fa carriera, fa più carriera uno come Cassio, che ha tutti gli studi giusti, lui non ha studiato, ha combattuto insieme a Otello, in terre ostili, dice, no? E quindi c'è questo tema militaresco dell'omertà, non chiudo perché poi sono tra ragazzi all'attualità, però giustamente dopo l'altro il festeggiamento dell'arresto di Matteo Messina Denaro, subito il minuto dopo hanno cominciato a dire ma c'è da festeggiare o è un fallimento di 30 anni, perché era a casa sua e per il paese andava a fare la spesa, diceva qualcuno che lo conosceva, cioè, no? E quella la spiegavano gli Serafù, Linea Notte, che sono se quelle robe che guardi dopo lo spettacolo. E gli attori possono vedere perché il teatro non è stato solo per noi. Giustamente lì spiegavano, è un fatto che bisogna essere siciliani per capire. Cioè, se, no, ma non volevano, veramente era un discorso molto serio, e tra l'altro è fatto da un siciliano, quindi diceva, questo fatto dell'umertà non è che si capisce bene, cioè un posto dove non c'è lo Stato, il boss comunque, se tu lo sai o non lo sai, è molto pericoloso non farsi gli affari propri. Ed è un qualcosa che, quindi anche in questa situazione, l'umertà militare c'è. I soldati tra di loro non parlano male dei compagni. E questo è un terreno di coltura, questo della guerra, che permette esplosioni di violenza così forti. C'è lo sfondo della guerra, noi l'abbiamo tirato un po' più avanti perché in questo momento, a parte che non so di continuo le guerre nel mondo, ma in questo momento ce n'è una spaventosa molto vicina a noi e molto molto pericolosa, a proposito di cattivi insondabili. No? Per esempio, capire cosa ha nella testa quell'uomo lì, come cosa ha nella testa Iago, non perché poi Iago agisce con molta più raffinatezza, perché davvero non muove un dito, cioè riesce a fare una tragedia senza muovere un dito, solo con le parole, che però questo Shakespeare ci teneva, non è uscito la penna della spada, non è sua, ma di chi è? La lasciamo così sospesa questa. Ah no, di anonimo. Sì, ultimissima domanda qui davanti. Nel Vangelo c'è un biglietto gratis per lei. No, non so. Buonasera, complimenti. Grazie. Io volevo chiedere se prima avete detto che il bene spesso perde contro il male. In questo caso, cioè in tutto questo male, no, anche in quest'opera, visto che c'è comunque la redenzione di Emilia alla fine, anche se prima è complice di Iago, e visto che c'è comunque una sensazione di vuoto in Otello dopo che uccide Desdemona, quindi alla fine il messaggio è comunque che il bene in qualche modo, cioè, vince, riesce. Cioè, nel senso, io lo voglio molto, che lì ovviamente mi sento più vicino a Desdemona che non a Iacopo, come si parla di affinità di cuori, non a tutti noi, penso, cioè è ovvio che non vorremmo mai che le persone buone, particolarmente sensibili, che hanno magari, che provano pietà verso uno sconosciuto, poi vengono ingannate, frodate, manipolate, e poi la manipolazione aprire un nuovo capitolo, perché non è mica solo quella dei truffatori. Quindi anch'io vorrei che vincesse il bene, ma ecco, forse qui è l'elemento più
tragico, il finale, proprio finale, 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 quando io in Italia lo guardo. C'è una cosa particolare su musica, Iago esulta, perché vince il male questa volta. Questa è la tragedia. E per me il collegamento con Vietnam è: non ci ha insegnato niente, non ti ha insegnato niente, perché ora, perché sono gli americani dietro tutto pazzo, lo sapete bene. Ok? Quindi vuol dire che continuiamo a pensare che con le guerre risolveremo conflitti. Tra l'altro le guerre si fa presto anche a farle nascere per vendere armi, e quindi non finirà mai. Allora, per me questa volta c'era bisogno di dire: guardate che trionfa il male così. C'era molto di questo tempo. Io credo che gli artisti, ora tutti noi che facciamo questo lavoro, non possiamo fare a me, abbiamo un po' il cuore scoperto, no? E quindi senti quello che c'è ora, dici: faccio te, ma lo faccio ora, e ora c'è anche la guerra. E non è che perché quello parlava della guerra, no, assolutamente, non di questa guerra, siamo troppo immersi dentro questa guerra per poter... Sì, mi riferivo nel senso della coscienza, magari se c'è una redenzione, se c'è una coscienza, se si redime Emilia, in questo senso, dicevo, se da una parte... No, io credo che lei come personaggio si redima nel senso che dice: possa la mia anima salvarsi come io dico il vero, però muore. Quindi bisogna capire, cioè, magari per lei è una redenzione, quindi per lei il bene in teoria lì, però obiettivamente ha scoperto che il marito è un farabutto, che la sua migliore amica è morta, insomma. È un bel problema, però è come se si dicesse: il mio senso di colpa, la mia confessione mi scagiona, in un certo senso. Non l'ho fatto per male, io non ho agito pensando nel male, no? È come se dicesse questo. Il problema è che poi nel mondo che va avanti, senza di lei, senza Desdemona, senza, effettivamente vince Iago. Scusate, oggi il modello dominante è quello di Iago, Purtroppo sì. Cioè è così, il bombardamento mediatico su tutte le questioni, io parlo di propaganda perché secondo me era la più giusta, perché racchiude quella bellica, quella pubblicitaria, e ce n'è un'altra, la politica, ovviamente. E non esiste quella economica, perché se ne stanno ben dietro quelli che veramente comandano, no? Sono a Davos, credo, tutti quanti a decidere cosa succederà nel nostro pianeta futuro. Però è molto importante capire la manipolazione, e praticamente, guarda, se dovessi dire, non solo ha vinto Iago, ma è proprio che il mondo è diventato come lo vuole, cioè come, dove le persone come lui, come il personaggio di Iago, hanno più successo. Cioè, più simile da tutti, è un po' una storia così, però attenzione, perché questo è l'umanismo naturale che è alla base del nazismo come pensiero. Cioè, in natura il più grosso mangia il più piccolo, e quindi è accettabile. No, certo, è ovvio. Però il discorso, secondo me, la cosa interessante, per riprendere un po' la redenzione di Emilia, no? La battaglia che c'è alla fine tra Emilia e Otello è proprio come se fosse una forza muscolare contro una forza di cuore, di animo, no? Cioè, lei appunto dice: tu non hai neppure metà della forza che ho io per sopportarlo, che è una battuta, mamma mia, cioè una cosa che è rappresentanza, secondo me, della forza femminile. In questo caso mi duole dover fare una scissione, però effettivamente è proprio la dimostrazione di come la legge che il più forte vince, in questo caso, no. Ok? È un po' questo. Quindi in questo senso, secondo me, bene, almeno in quel momento lì, vince alla grande. Quindi forza! Sì, no. A me quello che colpisce sempre molto di Emilia alla fine è che Emilia vuole dire la verità, tutta la scena finale è: io devo dire la verità. E in questo spettacolo non vince la verità, cioè non vive chi dice la verità, vive chi sa che le cose non sono quello che sembrano.
cioè questo, in questo senso non c'è nulla di... poi non voglio stare a dire bene e male, in questo senso è più bello lasciare la domanda, non vince la verità, di sicuro. Poi c'è il vuoto di Otello, però vince comunque il male, cioè, anche se c'è la sensazione di vuoto di Otello per ciò che ha commesso. Beh, vince il male in Otello, sì, l'amore ha vinto il male in Otello, di Otello. Sì, sì, era credo la sua alterità lo ha reso incapace, dipendente affettivamente, incapace di beh, insomma, anche perché dice che non è geloso, io gli credo. Cioè all'inizio fa facile, finché rimane vago. Appena gli dice... ti ha detto dopo che vostra moglie, cioè lui qui già si vede cosa, poi piano piano monta questa gli rode le vince, chiaro, no, e però non ha la capacità di confrontarsi con Desdemona chiedendole conto di queste cose che ha saputo e visto, non ce l'ha, non ha la capacità di uccidere ma non di parlare. Guarda un po', infatti se posso aggiungere moltissima cosa su questa cosa qua. Questa è una mia opinione assolutamente personale, ma se Iago per assurdo, cioè perché Iago è un così affascinante e finissimo conoscitore dell'animo umano? Perché riesce a pescare in un nanosecondo la debolezza che c'è nell'altra persona. Se per assurdo, ipotizziamo, ovviamente non è andata così, ma se per assurdo Iago avesse deciso non di puntare su Otello, cioè di provare a manipolare Otello, ma di dire puntiamo su Desdemona, vediamo se riuscendo a manipolare Desdemona poi accade, cioè si arriva allo stesso risultato, ma al contrario, non ce l'avrebbe fatta, mai, perché Desdemona è veramente, secondo me, l'unica anima veramente pura in questa storia, e Iago lo capisce, nella scena, diciamo, del processo, e quando gli fa quel giochino molto, che insomma, delle poesie e delle rime, lì capisce che Desdemona è un'anima inattaccabile e non conviene puntare su di lei. Quindi, personaggio veramente. Devi aggirarlo. Sì. Dice che devi aggirarlo per distruggerlo. Sì, no, stavo pensando a questa cosa dei punti di debolezza e mi stava venendo in mente che in realtà non usano i punti di debolezza ma i punti di forza, cioè ridireziona i punti di forza. Se il punto di forza di Otello per esempio è l'orgoglio, inteso anche come capacità di rialzarsi, è un generale, uno che combatte, che sta in una terra diversa dalla sua, cioè, però è proprio quello stesso orgoglio che gli si ritorce contro. Se la forza di Desdemona è in tutta quella parte bellissima, cioè credo sia l'unico momento in cui Iago fa una specie quasi di dichiarazione, quando dice che con lei che bella non fu mai supera, cioè è quasi come dire ti rispetto, è proprio un momento in cui dice ti rispetto, e in realtà è il punto di forza di Desdemona. Per cui non so, mentre parlavamo mi veniva in mente che in realtà forse non sono i punti di debolezza che lui va a sfruttare, ma è ridirezionare quelli di forza. Anche per Roderigo, il punto di forza di Roderigo è l'amore che prova verso Desdemona in qualche modo, proprio quella forza che ha di testardaggine, di volerla, anche se non ha le capacità per sedurla. Poi lo so, mi veniva in mente mentre si chiacchiera così. Io ringrazio, purtroppo non posso proprio dover chiudere perché il tempo ahimè è terminato, è già finito, e quindi potete tornare in questo mondo di Iago appunto, perché non ha visto lo spettacolo fino al 5 di febbraio al Teatro Gobetti. Io ringrazio tutta la compagnia dell'Otello e siamo qua. Thank you.
studenti e maestranze che hanno lavorato con noi, quindi un applauso anche e soprattutto a loro.